Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo all'interno della clausura. Questo è un luogo che i pellegrini non possono visitare. Siamo accanto alla cella numero 5, accanto alla cappellina, il sacellum. In questo corridoio, chissà quante volte abbiamo avuto modo di anche noi constatare la bellezza di questi luoghi vissuti in fraternità con Padre Pio e i suoi confratelli e di tanti figli spirituali che vediamo insieme a lui in tante foto. Il racconto che vogliamo condividere oggi riguarda due situazioni abbastanza differenti, ma che sono straordinarie. Noi ci limitiamo soltanto a raccontarle. A San Giovanni Rotondo c'era una signorina che frequentava assiduamente la chiesa dei Cappuccini, ascoltava la messa di Padre Pio. Un giorno contrasse un'infezione ad una gamba che gli impedì di camminare per molto tempo, con la conseguenza di non potersi recare nella chiesa del convento. Allora cercò di curarsi, abbreviare il tempo della guarigione, ma le cose andavano per le lunghe. Impaziente, un giorno volle tentare di alzarsi dal letto, ma nel farlo cadde e la gamba si gonfiò. Allora mandò a dire a Padre Pio di pregare per lei, perché era stanca di aspettare. Voleva partecipare alla santa messa della domenica seguente, ma non riusciva. Padre Pio le fece rispondere: "Va bene, domenica sarà a messa. Che non si muova prima", rispose Padre Pio. La signorina, con meraviglia del medico curante, la domenica seguente si sentì perfettamente guarita e poté così ritornare alla chiesa del convento dei Cappuccini per la Santa Messa. Un'altra storia che vogliamo condividere è quella di Lina Spallaci. Il 25 dicembre 1952 credette opportuno di lasciare la famiglia e entrare in ospedale per curarsi di una malattia polmonare che resisteva a tutte le medicine e la tormentava con una febbre continua. Un giorno sua madre, recatasi all'ospedale, le disse: "Voglio scrivere a Padre Pio perché mi faccia proprio la grazia per te." Al che l'ammalata, che non sapeva niente di Padre Pio, esclamò: "Qui ci vogliono le medicine, altro che Padre Pio." Ma la madre insistette, dicendolo di avere fede, di pregare, e l'ammalata, con un filo di speranza, cercò di farlo. Una notte lei e suo marito, che stavano in luoghi diversi, sentirono contemporaneamente un intenso profumo di rose. Quando poi si ritrovarono insieme all'ospedale, la signora si trovò completamente guarita e da allora in poi godette sempre di una perfetta salute.